Ciao, l'autosabotaggio. Smetti di essere il peggior nemico di te stesso, perché noi spesso siamo nemici di noi stessi, attraverso meccanismi di autosabotaggio, che sono dei meccanismi legati alle profezie che si autoavverano, cioè ci facciamo delle profezie e poi facciamo di tutto per farle avverare. Se mi faccio la profezia che non riuscirò a fare una certa cosa, che tanto sono sfortunato, allora andrò a cercarmi la sfortuna. Se dico qualcosa mi deve capitare, mi capiterà, mi cadrà prima o poi una tegola in testa, andrò, come dire, a girare nei vicoli sotto a tutte le impalcature automaticamente nei posti più disastrati finché sta tegola mi cadrà in testa. Ma sono io che ho creato tutte le condizioni per far cadere la tegola in testa. E allora dobbiamo mettere l'antidoto. Quando vediamo una situazione in cui iniziamo ad avere un pensiero negativo, dobbiamo capire quando abbiamo un pensiero, perché i pensieri spesso passano senza essere presi in considerazione dalla parte logica. Allora sono più pericolosi perché entrano direttamente nella parte emotiva, è lì che creano le profezie che si autoavverano. Quindi una volta che intercettiamo il pensiero, sono solito coglione. No, metto subito l'antidoto e dico: non sono un coglione, sono una persona intelligente, avrò sbagliato a fare questo, ma sono una persona intelligente, la prossima volta farò ancora meglio. E quindi metto l'antidoto quando c'è il veleno, però sto veleno devo identificarlo, perché se non identifico il veleno non so che antidoto mettere. Come dire, sono tanti tipi, se uno deve, ha una malattia, cioè un batterio, certo, cioè, come dire, c'è cioè l'antibiotico a largo spettro, che sono come messaggi in stati emozionali positivi a largo spettro, vanno bene sempre. Ma se voglio beccare proprio quel batterio, devo fare, come dire, l'esame della cultura batterica per capire che tipo di antibiotico utilizzare. E lo stesso discorso nei veleni mentali: se devo mettere l'antidoto, l'antibiotico, diciamo così, l'antiveleno, se devo mettere l'antiveleno, devo conoscere il tipo di veleno. E quindi, per conoscerlo devo prestare attenzione, ad esempio, al mio dialogo interiore. In questo modo riuscirò a eliminare, a sradicare piano piano tutti i meccanismi di autosabotaggio e la mia vita cambierà notevolmente perché non avrò più guerre interne, fondamentalmente. Prima un sacco di risorse sprecate in cose inutili verranno utilizzate in cose utili e quindi mi sentirò molto più energico, molta più voglia, molta più motivazione. E molta più, proprio più energia a disposizione, perché non la spreco? Non la spreco in cose che non servono, in cose inutili. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!